ansia, come gestirla? Nella vita di ognuno di noi, prima o poi, appare l'ansia. Quasi come il Nosferatu di Murnau appare e ci terrorizza terribilmente. Salvo poi scoprire che ci eravamo preoccupati troppo e che ciò che temevamo non è accaduto. O che se è accaduto non era così grave come pensavamo inizialmente. Diciamo innanzitutto che l'ansia è un'emozione adattativa. Cosa significa? Significa che ci serve per adattarci a tutto ciò che abbiamo intorno a noi, ma anche dentro. È un retaggio del nostro cervello primitivo, il cervello dell'uomo delle caverne. Ma secondo voi, si salvava chi guardando un cespuglio muoversi diceva non è niente, solo il vento? Oppure chi pensando che ci fosse una minaccia prendeva la clava e dava quattro colpi per poi uccidere un orso che poteva essere una reale minaccia? Sopravviveva chi si preoccupava, ma ai nostri tempi forse le preoccupazioni sono eccessive. In realtà, in questo momento sono tranquillo, ma se ci fosse un incendio, brucia! Non sarei qui come un inglese a bere il caffè. Essere un po' agitati prima di un'interrogazione o di un colloquio importante ha senso. Esserlo al punto da non parlare o da evitare di andarci, forse no. La prima strategia che ha l'ansioso, quello patologico, è di evitare ciò che teme. È la soluzione migliore? Sbagliato! Non è la soluzione. Evitando si mina la propria autostima. Penserai quindi che non ce l'avresti fatta e che in futuro non ce la farai se accadrà qualcosa di analogo. Essere preoccupati talvolta ci spinge anche a dare il massimo. Essere troppo preoccupati invece ci paralizza o ci fa scappare. Proprio come il cervello dell'uomo delle caverne, è una situazione di attacco o fuga. L'ansia quindi è un'emozione assolutamente normale e tutti i sistemi che cercherai per evitarla faranno in modo che invece lei sia sempre più forte e presente. Quindi il trucco è starci un po' dentro e capire cosa vuole dirci. Vedo la gente morta. Bruce Willis nel film disse che alla fine era importante ascoltare cosa volevano dire questi fantasmi, altrimenti non se ne sarebbero più andati. Ecco, stessa cosa con l'ansia, la devi ascoltare, hai bisogno di capire cosa vuole dirti davvero. Ti dirà fondamentalmente tre cose. Succederà qualcosa di inaspettato, qualcosa di tremendo e catastrofico e tu non ce la farai. Ti dico subito che sulla prima cosa non puoi farci niente. La vita è fatta di eventi inaspettati e più cose controlli e più sfuggiranno altre cose al tuo controllo. Non sempre le cose inaspettate però sono brutte. Conoscere la persona amata, un nuovo lavoro, avere una fortuna inaspettata è di per sé inaspettato. Sulle altre due cose invece ci puoi lavorare. Sul fatto che le cose siano catastrofiche, beh, non sempre lo sono. È quello che si chiama catastrofismo. Un po' come la biondina dei film di paura che dice moriremo tutti! Di solito è la prima che passa miglior vita. Dai un giusto peso alle preoccupazioni. So che non è facile, ma ricordati che si chiamano proprio preoccupazioni perché arrivano prima, non occupazioni. Quando sei in ansia, pensi a ciò che potrebbe accadere e non ad occuparti di ciò che sta accadendo. Il terzo punto che ti dici è tu non ce la farai, oppure io non ce la farò. Dove sta scritto che non sei in grado di farcela? Cosa ti stai dicendo per evitare di fare qualcosa? Come ti immagini se riuscissi a farlo e avessi successo? Ricorda che tu non ce la farai è una trappola mentale che forse ti stai dicendo da troppo tempo. Da 0 a 100, quanto sei certo che sarà sicuramente una catastrofe? Pensi sicuramente che se va male era tua responsabilità evitarlo e se va bene è solo fortuna, no? Il suo è culo, la mia è classe, caro il mio coglionazzo. Un consiglio, cerca di vedere cosa stai dicendo a te stesso nel momento in cui sei in ansia. Inoltre, cerca di dire in altro modo che sei in ansia, perché questo è un termine contenitore in cui puoi inserirci nervosismo, irritabilità, preoccupazione e anche angoscia. Ho già detto dei termini diversi per definire la stessa cosa, ma con diverse sfumature. Cerca di usare diversi termini, quindi, e di capire cosa stai pensando in quei momenti. Quello sarà proprio il momento in cui attuare un pensiero alternativo. Vedrai infatti tutto nero. Allora mettici un pensiero bianco. Io non crederò al nero. Tu non credi al bianco? Incontriamoci nel grigio, no? Questo, se non altro, ti aiuterà ad essere più realistico e soprattutto a prendere le distanze dai pensieri neri neri, ma anche quelli bianchi bianchi. Ricordati che molto spesso sono maggiori le paure delle reali minacce.